E ciao, bentornati o benvenuti! Se è la prima volta che siete qui, siete su Champions, la prima rubrica di Story of Legends, il canale delle biografie. Che cosa facciamo noi? Noi raccontiamo storie di grandi campioni dello sport o di grandi divi dello spettacolo. Tutto questo per intrattenervi, per farvi compagnia. Come sapete, il canale è nuovissimo e quindi continuiamo a lanciare il nostro monito. Lasciateci un mi piace, supportate moralmente questo canale, supportateci, dateci la voglia di continuare, commentate, aiutateci a migliorare il nostro prodotto affinché possa piacervi sempre di più. E soprattutto, se non l'avete ancora fatto, birichini che non siete altro, iscrivetevi, che cosa aspettate? E condividete i nostri video, ve lo chiediamo come un favore personale, è quasi un progetto sociale, il canale è nuovissimo e senza il vostro aiuto non può farcela. Detto questo, passiamo ai fatti. Ci vuole l'arrosto, non soltanto il fumo. Quindi, di chi parliamo oggi? Parliamo di un grande, grandissimo campione che ha lasciato il segno nel mondo del calcio. Uno di quelli che chiunque avrebbe voluto in squadra, anche se era un pochettino, come dire, giocava a fare l'allenatore prima del tempo, come dirà poi anni dopo anche Fabio Capello. Ovviamente stiamo parlando di Clarence Clyde Seedorf. Nasce il 1 aprile del 1976 in Suriname, a Paramaribo. Un cognome che la sua famiglia si vede affibbiare per mera diplomazia, ma che ben presto Clarence farà gridare al mondo, stavolta sì, per scelta personale. Nel 1979 giunge in Olanda, portando in dote sui campi di calcio un tiro spaventoso, dribbling secco e ragionato, gambe solide e potenti e anche un'ottima tecnica, una visione di gioco e prestanza fisica, insomma un mix esplosivo di doti calcistiche. Clarence parlerà poi fluentemente 6 lingue: olandese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e surinamese. Piedi e testa però già all'età di 10 anni traducono sul terreno di gioco il linguaggio universale del calcio. A quell'epoca viene notato da un'agenzia di talent scout di un certo Johan Cruyff, che non ci pensa su due volte a portarlo ad Amsterdam, a casa dell'Ajax, dove diventa prima Clarence e poi Seedorf. Già, perché all'Ajax la disciplina è importante e la scuola olandese forma prima l'uomo e poi il calciatore. Insegnamenti che quel giovane ragazzo porterà dentro di sé per tutta la sua carriera. Già a 15 anni pare rifiutare le avance dei talent del Real Madrid, deciso a crescere calcisticamente nell'Ajax, dove gioca nel ruolo di centrocampista ed esordisce in Eredivisie a 17 anni non ancora compiuti il 29 novembre del 1992 contro il Groningen, diventando il più giovane calciatore di sempre ad aver indossato la maglia dei biancorossi di Amsterdam. Intervistato da una TV olandese, prima ancora di fare il suo esordio, dirà di essere centrocampista centrale, ma di sentirsi in grado di poter giocare in qualsiasi ruolo, soprattutto di sentirsi in grado di poter giocare subito, insomma fin dagli esordi sicuro di sé, mentalmente pronto e nato to be champions. Dopo aver conquistato la Coppa d'Olanda nella sua prima stagione da professionista, nel 1994 vince il campionato e debutta con la maglia della nazionale orange, mentre l'anno successivo ottiene la sua prima Champions League nella finale del torneo vinta contro il Milan, campione uscente. Nominato per ben due volte di seguito talento dell'anno dell'Eredivisie, lascia l'Olanda per trasferirsi alla Sampdoria. Il suo cartellino viene valutato 7 miliardi di lire. Con la maglia blu cerchiata disputa 32 partite e mette a segno 3 reti. La squadra genovese, che termina il campionato all'ottavo posto, nel 96 lascia andare l'olandese, acquistato dagli spagnoli del Real Madrid di Fabio Capello. Clarence ha 20 anni, ma è già assolutamente maturo, non solo in campo ma anche fuori. Addirittura di lui si dice che più volte prendesse parola nello spogliatoio per imporre la sua visione o lettura di gioco. Atteggiamento questo che nel corso della sua carriera farà storcere il naso a più di un compagno di squadra e tra l'altro anche a Capello, che in una dichiarazione racconterà che a un certo punto di una partita, tra il primo e il secondo tempo, stava dando accorgimenti tattici e Clarence si alza per prendere parola e dire la sua e dice: no mister, noi dobbiamo fare così così così, e pare che Capello si sia tolto la giacca, l'abbia consegnata a lui e abbia detto ai suoi compagni: beh, avete un nuovo allenatore, e sia uscito un pochettino indispettito dagli spogliatoi. Questa è storia, ragazzi, l'ha raccontata Fabio Capello. Nei 2 anni e mezzo madrileni, però, la squadra è solidissima e Seedorf diventa calciatore vero, alternando la posizione di mediano a esterno di centrocampo.
Nella prima stagione gioca 38 partite nella Liga, conquistando il campionato spagnolo, mentre nella seconda vince la sua seconda Champions League. Il Real non si aggiudicava la competizione da più di 30 anni, ancora una volta contro una squadra italiana. Questa volta a soccombere è la Juventus di Marcello Lippi. L'esperienza nella capitale iberica dura, sì, però con un gol in fuorigioco di Mijatovic. Vogliamo ricordarlo per gli appassionati e per gli amanti della Juventus, ricordiamo un gol in fuorigioco di Mijatovic. Detto questo, andiamo avanti. L'esperienza nella capitale iberica dura ancora un anno e mezzo, durante il quale i Blancos trionfano anche in Coppa Intercontinentale. Poi, durante il calciomercato invernale, nel 1999, torna in Italia, acquistato dall'Inter. E in nerazzurro trova, guarda caso, proprio Marcello Lippi. Il suo debutto con la maglia dei Meneghini va in scena il 6 gennaio del 2000. Er giorno da Befana! Quando Zeedorf sigla uno dei 5 gol con i quali l'Inter sconfigge il Perugia. La stagione però si complica e la squadra riesce a fatica a qualificarsi per i preliminari di Champions League, dai quali però viene estromessa per mano degli svedesi dell'Helsingborg, dell'Helsingborg. Fatto. In effetti una grande delusione sia per i tifosi che per la dirigenza, che mette in discussione il lavoro di Lippi, che si dimetterà dopo una sconfitta contro la Regina, lasciando la panchina a Marco Tardelli, sotto la cui guida i nerazzurri tra l'altro perdono anche il derby con il Milan per 6-0. Nel frattempo Clarence Zeedorf viene spesso utilizzato come esterno, in una posizione a lui poco gradita. Si può consolare fuori dal campo con l'assegnazione del premio Campioni per l'infanzia, l'altro pallone, giunto grazie al suo impegno nell'associazione Champions for Children, da lui stesso fondata, che si propone di favorire la cultura dello sport tra i bambini nei paesi più poveri. L'arrivo di Hector Cooper ad Appiano Gentile sembra portare una ventata di ottimismo in squadra, e Zeedorf pare risentirne in positivo, come dimostra la doppietta segnata alla Juventus il 9 marzo del 2002, uno dei suoi bersagli preferiti praticamente, quando vedeva i bianconeri, bam, bam. La stagione 2001-2002 però si conclude con lo scudetto perso all'ultima giornata, il famoso o famigerato 5 maggio 2002. Scegliete voi se famoso o famigerato. Dopodiché Zeedorf passa ai cugini del Milan. Il suo approdo in rossonero è contraddistinto da un certo scetticismo iniziale, anche per i suoi trascorsi all'Inter, ovviamente. D'altronde, nella Milano calcistica, così come nell'Italia in generale, un tradimento resta tale a prescindere dal fatto che venga fatto nei confronti di una o dell'altra. E difficilmente il calcio italiano e i tifosi perdonano, anzi, quasi mai. Tuttavia, non chiede nulla ai supporter rossoneri. Quello che ha da dire lo dice sul campo, come ha sempre fatto. E le sue parole in rossonero si traducono in 10 stagioni con la stessa maglia per un totale di 432 presenze e 62 reti. Raccoglie qualcosa come 2 campionati italiani, 2 supercoppe italiane, una Coppa Italia, 2 supercoppe europee, un campionato del mondo per club e soprattutto 2 Champions League. Che nel complesso totale della sua carriera saranno quindi 4. Unico giocatore nella storia del calcio ad averla vinta con 3 squadre differenti. Ben presto diventa un punto di riferimento per la squadra allenata da Carlo Ancelotti, titolare imprescindibile di un centrocampo fantastico, formato anche da Rino Gattuso e Andrea Pirlo. Nel 2003 si aggiudica la sua terza Champions League, ancora contro la Juventus. L'anno successivo, invece, vince il campionato e la Supercoppa italiana. Nel 2005 deve fare i conti con la delusione di una finale di Champions League persa in una incredibile rimonta contro il Liverpool. Il Milan era in vantaggio per 3-0, a controprova che nel calcio non si può mai sapere. Tuttavia, i rossoneri avranno la possibilità di vendicarsi 2 anni più tardi, quando sempre contro il Liverpool rivincono il trofeo. Zeedorf gioca una grande Champions quell'anno, segnando reti decisive sia nei quarti di finale in trasferta contro il Bayern Monaco, sia in semifinale a San Siro contro il Manchester United. Segna complessivamente 7 reti in campionato e 3 in Europa, guadagnandosi anche il titolo di miglior centrocampista della Champions League. In seguito, conquista la Supercoppa Europea e la Coppa del Mondo per club, nel 2007 segnando anche in semifinale contro gli Urawa Red Diamonds. Mentre la sua esperienza in rossonero prosegue, sempre sotto la guida del tecnico Ancelotti, le soddisfazioni non mancano nemmeno fuori dal campo. Nel 2009, dopo un'intervista con Geoffrey Marcus, giornalista del New York Times, Clarence
Stevens inizia a collaborare con il quotidiano statunitense come titolare di una rubrica pubblicata una volta al mese intitolata Seedorf Response, in cui il giocatore risponde alle domande dei lettori. Al Milan intanto il posto di Carlo Ancelotti viene preso da Massimiliano Allegri, che nella stagione 2010-2011 porta i rossoneri alla vittoria del campionato. Per Clarence si tratta del secondo scudetto, vinto ufficialmente il 7 maggio, a due giornate dalla fine, in virtù del pareggio per 0-0 ottenuto contro a Roma. A Roma. Tre giorni più tardi, l'olandese contro il Palermo in Coppa Italia disputa la partita numero 400 con la maglia del Milan. L'anno dopo sarà la sua ultima stagione all'ombra della Madonnina. L'inizio è promettente grazie alla conquista della Supercoppa Italiana contro l'Inter, nel match vinto per 2-1, e l'olandese mette a segno un assist per Ibrahimovic. Ma la conclusione è amara, con lo scudetto vinto dalla Juventus in rimonta. Il 21 giugno del 2012, quindi, Seedorf annuncia in conferenza stampa l'addio al Milan, a 10 anni di distanza dal suo arrivo. Pochi giorni dopo firma un contratto di 2 anni con il Botafogo, squadra del campionato brasiliano. Il suo primo gol con il nuovo team arriva in agosto, con un calcio di punizione contro l'Atletico Goianiense. La prima stagione al Botafogo si concluderà con 25 partite disputate e 9 gol. In seguito l'olandese contribuisce al primo posto del Botafogo nel campionato carioca, torneo nel quale viene nominato miglior giocatore. Il 14 gennaio del 2014 Seedorf annuncia il suo ritiro da giocatore per iniziare la carriera di allenatore. Prende il posto di Allegri sulla panchina del Milan. Nel mese di giugno viene però esonerato. Anche se pare avere delle buone idee, come allenatore in tutte le sue esperienze finora non ha di certo brillato. Dopo il Milan approda nel calcio cinese, allenando lo Shenzhen nel 2016, ma terminando al 7° posto in classifica decide di lasciare la squadra. Poi nel 2018 diventa il nuovo allenatore del Deportivo La Corugna, in una stagione che pareva già essere destinata al fallimento. Clarence sarà il terzo allenatore in un anno e la squadra terminerà la stagione con una retrocessione alla quale seguirà anche il suo abbandono. Il 10 agosto dello stesso anno diventa il commissario tecnico del Camerun. Anche qui verrà però sollevato dall'incarico il 16 luglio successivo, a seguito dell'eliminazione negli ottavi di Coppa d'Africa da parte della Nigeria. E questo era il bios su Clarence Seedorf. Se vi va, lasciateci un mi piace, commentate, perché a noi fa molto piacere e ci permette di migliorare il nostro prodotto rendendolo sempre più come volete voi. Iscrivetevi al canale, brutti disgraziati benedetti, vi romblano circa poco, se ancora non l'avete fatto, e se vi va ci fate il regalo grandissimo di condividere i nostri video, così da permetterci di far crescere la nostra community e di diffondere il verbo di Story of Legends, il canale delle biografie. E io epicamente vi dico I love this game.